Torna l'ombra degli attentati terroristici sul vertice del G8 di Genova. A rafforzarlo sono le notizie allarmanti che arrivano da Berlino. Secondo il settimanale Bild, i servizi segreti tedeschi avrebbero messo in guardia quelli italiani sulle intenzioni dei fondamentalisti islamici. L'obiettivo primario sarebbe il presidente George Bush e dietro l'attentato si nasconderebbe il multimiliardario saudita Osama Bin Laden. Bild scende nei particolari affermando che il comando potrebbe attaccare direttamente la sede del vertice, Palazzo Ducale, attraverso velivoli telecomandati a distanza. Intanto oggi il nuovo ministro alla difesa, Antonio Martino, ha affermato in un'intervista che Genova è una scelta sbagliata per il vertice del G8, perché è troppo difficile la gestione logistica della sicurezza. Bene vada un incontro tra il Genoa Social Forum e Berlusconi, dice, ma questo non evita il rischio degli infiltrati.